Eccolo qui, il Manneken Pis. Sì, vediamo, ecco, mentre se Mentre si funziona il carica. video, eccolo qua. Il Manneken Pis è una scultura in bronzo di 61 centimetri di gusto rinascimentale e posta a poca distanza dalla Grand Place. Rappresenta un bambino nudo che fa la pipì nel bacino di una fontana. È chiamato scherzosamente Giulianino o Piccolo Giuliano. È stato scolpito da Duques Noir, padre, nel 1619, sopravvisse al bombardamento del 1695. L'originale è conservato nel museo della città di Bruxelles. Manneken Pis è simbolo della gente di Bruxelles, di cui rappresenta il senso dell'umorismo e dell'autoironia, oltre che della libertà mentale e indipendenza intellettuale. Ci sono varie, ecco, vedete, qui Manneken Pis in più costumi, adesso ne parleremo. Volevo parlarvi prima invece delle leggende, cioè come è venuta fuori questa statua. Allora, la più famosa leggenda è quella che riguarda il duca Goffredo III di Lovanio. Le sue truppe nel 1142 dovevano scontrarsi contro quelle dei signori di Grimbergen e il bambino, che aveva allora soltanto 2 anni, venne portato sul campo di battaglia e messo in una culla. Prima che incominciasse il combattimento, il bambino fece la pipì contro le truppe avversarie, con il risultato che queste vennero sconfitte. Allora, potenza del bambino, e questa è la tradizione più, diciamo così, riconosciuta, più antica. Un'altra leggenda invece dice che nel XIV secolo Bruxelles era circondata da truppe nemiche che stavano per far saltare le mura per entrare all'interno. Avevano messo delle cariche esplosive, ma un ragazzino di nome, questa volta in fiammingo, Giulianske, li stava spiando mentre stavano preparando il tutto. Poi, quando i soldati erano usciti per evitare l'esplosione, lui ha urinato sulla miccia accesa e così ha salvato da eroe, da vero eroe, la città. A quel tempo esisteva già una statua dal 1388, una statua in pietra simile, che è stata rubata più volte. Poi ci sono altre leggende che raccontano di un ricco mercante che aveva perso il bambino, aveva organizzato una squadra di ricerche, il bambino era stato trovato mentre molto tranquillamente, nonostante l'agitazione di tutti gli altri, stava facendo la pipì, la stessa cosa per una mamma che aveva, mentre faceva shopping, aveva perso il figlio, eccetera, eccetera. Vi volevo parlare invece di questi costumi. Nei secoli scorsi il Manneken Pis aveva soltanto pochi costumi, ma sono diventati molto numerosi nel giro dei secoli. Adesso sono tanti che esiste addirittura un'associazione no profit chiamata The Friends of Manneken Pis, cioè gli amici, ecco, del Manneken, i quali ogni anno esaminano centinaia di disegni presentati da varia gente e poi ammettono quelli più belli. Esiste un museo civico nella Grand Place in cui diciamo, questi costumi sono conservati. Ce ne sono tantissimi, adesso è inutile che vi... Oh, mi dimenticavo di dirvi che certe volte il cambio di costume sulla figura diventa una festa ed è una cerimonia colorata. Certe volte arrivano le bande per suonare, le bande di ottoni per suonare, diciamo, delle musiche festose, e poi c'è anche un altro tipo di festa. Alcune volte gli amanti della birra inseriscono nel condotto del Manneken Pis e della birra. Allora i passanti bevono birra che è agganciata appunto alla statua. Ecco. Allora, qui noi abbiamo già visto tantissimi I costumi, certo. I capi di Stato e di Governo offrono un costume, un regalo al Manneken Pis, a questo Manneken Pis. Bisogna dire che nei paesi nordici la tradizione del bambino salvifico è molto diffusa, perché per esempio in Olanda c'è una leggenda simile, non del bambino, perché una delle leggende dice che per esempio che il Manneken Pis avrebbe spento un incendio che stava per distruggere la città, le città allora erano di legno. Un'altra tradizione olandese parla di un bambino, Tilo Hoogenspiegel, che infilando un dito in una diga impedì che l'acqua uscisse e fece crollare la diga. Quindi i bambini che salvano i paesi e le città sono una tradizione abbastanza diffusa nelle culture nordiche, diciamo.
grazie. Grazie, Giuseppe.